Io avevo già due bambini di 4 e di 6 anni e Domiziana arrivava proprio come una ciliegina sulla torta, perché poi abbiamo scoperto essere femmina durante la gravidanza, quindi io ero al settimo cielo. Questa esperienza ovviamente è stata inattesa, inaspettata, perché alla nascita ci hanno subito comunicato che probabilmente si trattava di una bambina con sindrome di Down. Diciamo che una diagnosi di questo tipo è accompagnata, oltre alle paure, al senso di inadeguatezza, all'ignoto, a non sapere quali interventi potevano essere utili per lei, ma soprattutto da grandi sensi di colpa rispetto ai fratelli, perché io mi sono sentita come aver fatto invece di aver regalato qualcosa ai fratellini, aver regalato un problema che si sarebbe esteso nella loro vita. Dico questo perché? Perché quando nasce un bambino, difficilmente vai a pensare a 20 anni, andrà all'università, farà l'ingegnere, non ci pensi, perché nel corso della vita tu vivi giorno dopo giorno la sua esistenza. Quando nascono bambini diagnosticati con difficoltà e di tipo cognitivo, come nel caso della sindrome di Down, il tuo pensiero va subito al futuro, che sarà di lei dopo di me. All'improvviso sei catapultato in una vita che non solo non ti aspetti, ma che non accetti, no? Diciamo, la paura e ti toglie il fiato. Pensi, oddio, ma come facciamo a uscire da tutto questo? Cioè, io devo tornare a quello che c'avevo prima, non ce la faccio, capito? E poi è vero che nel quotidiano impari a fare tutto, ci sono genitori che affrontano cose veramente terribili sui figli, no? Però ecco, nei primi anni sei catapultato in questo mondo nuovo in cui devi imparare a fare tutto questo, a essere allo stesso tempo madre, terapista, medico, psicologo, assistente sociale, perché pure qualche legge è importante che la conosci per i diritti di tua figlia, e sapere che a scuola ha diritto a delle cose che ancora vengono discusse, messe in discussione, quindi tu devi andare a scuola e fargli capire che la legge dice questo piuttosto che quest'altro. Insomma, nei primi anni sei veramente assorbita da tutto questo e non hai tempo, diciamo, per pensare. Dopo tanti anni che più o meno ho imparato cos'è la sindrome di Down, vivo ancora momenti di incertezza e di paura per il futuro e per quello che sto facendo, se ho ben fatto o se non ho ben fatto. Quindi questo continuo chiedersi, intervengo bene, intervengo male, ma sono adatta, ma ho fatto questo bene o forse ho sbagliato, quando magari in lei noto delle cose che non sono sempre sotto esame con me stessa. È un'esistenza difficile, piena d'amore sicuramente, però quello che io dico sempre quando mi capita, insomma, di parlare di questa cosa, dico sempre che l'aver avuto il contatto con la disabilità, quindi con un mondo a me sconosciuto, mi ha sicuramente dato tanto, no? La tolleranza, la pazienza, perché i tempi sono lentissimi, no? Di crescita, di apprendimento, le insicurezze. Quindi mi ha dato tanto amore, tanto disponibilità affettiva, però mi ha tolto di sicuro la spensieratezza, perché comunque è ripeto, una cosa costante, quella della paura del futuro e della paura di sbagliare, di lasciare al mondo una persona che forse poteva ottenere di più rispetto a quello che io sono riuscita a dargli come strumenti. I primissimi anni per me, dopo, diciamo, lo sbandamento durissimo iniziale, ho cercato di riprendere un po' in mano quello che era la mia vita e quello che era la mia famiglia, perché in qualche modo l'avevo quasi dimenticato, o perlomeno l'ho accantonato, perché dovevo dedicarmi al fatto che questa bambina ha bisogno di tante cose. Quindi ci sono stati gli anni della scuola che per lei sono stati importantissimi, ma anche per me, perché hanno fatto in maniera che io potessi prendere atto del fatto che lei comunque era un individuo a sé stante, non era il mio prolungamento, lei poteva avere la sua esistenza non necessariamente con la mia mano, ma soprattutto gli altri figli avevano bisogno di me. Quindi dedicarmi completamente e in maniera così maniacale a questa nuova esperienza aveva fatto sì che io avevo accantonato il resto, non solo me stessa come donna, ma anche il resto della famiglia, le esigenze del resto della famiglia. E la presa di coscienza, appunto, è stata quando lei cresceva in maniera serena, perché lei è stata sempre una bambina serena, non ha mai avuto questi attaccamenti con me, quindi non ha bisogno della mia presenza, anzi, probabilmente ero pure un fastidio e tuttora è una persona molto indipendente. Il tempo per pensare arriva piano piano, piano piano questa persona cresce in maniera autonoma e sana, e tu dici, ma io di me che ho fatto invece in tutto questo tempo? Sì, mi sono occupata di questo perché era dovuto, perché lo sentivo, perché se non lo facevo io, ma chi lo faceva?
perché amo questa bambina, però ci sono anch'io. E io ho diritto a me stessa, alla mia esistenza, no? E quindi piano piano mi sono ripresa i miei spazi. Ho ricominciato, diciamo, anche a seguire quelle che erano le mie passioni, i miei interessi. Ho anche cercato di riprendere il lavoro. E su questo il tasto dolente è che purtroppo in quegli anni era durissima avere un lavoro, e poi il mio non era un lavoro di ufficio propriamente, insomma, era un lavoro abbastanza faticoso. Il tornare a casa, ritrovarsi comunque, il peso, no? Di quello che è il quotidiano della famiglia con tre bambini, con un marito che lavora, eccetera, diventava veramente faticoso e cominciava a nascere in me pure un senso di fatica, no? Rispetto a tutto. Per cui dovevo fare una scelta, dovevo scegliere o una cosa o l'altra. E perché? Perché non abbiamo noi genitori, insomma, con questi figli, non abbiamo appoggi di servizi che possano aiutarci. O hai una rete familiare che ti aiuta, quindi, che ne so, parenti, nonni a cui affidare i bambini. Questo vale per tutti i figli, ma i figli come Domiziana sono per sempre piccoli. Quindi non è una fase, è una vita intera che tu devi organizzare sapendo che la persona dovrai affidarla nelle ore in cui lavori. Purtroppo, e questa è una cosa che spesso noi mamme ci riconosciamo quando parliamo fra di noi, che il tuo ruolo di lavoratrice è tollerato nei posti di lavoro, perché comunque sei un lavoratore inaffidabile, perché hai necessità di assentarti spesso, hai la legge 104 che ti tutela. Non tutela, tutela la persona, ma ti consente quei famosi 3 giorni al mese per dedicarti alla persona, dedicati alla persona, non all'assistenza di cura. Ed è un problema anche quello. Quindi la carriera dal punto di vista del lavorativo per la donna è più faticosa, già lo è di per sé in Italia. In questi casi lo è di più perché, ripeto, assumere una persona che ha questo tipo di problematiche in famiglia, è molto difficile. È molto difficile che nel lavoro capiscano, che i colleghi lo capiscano, no? Cioè, ci sono stati casi anche in cui ci sono state discussioni in cui sembrava che sta 104 era quasi un privilegio, no? 104 è un privilegio, insomma, è un po' assurdo. Questa scelta che ho fatto io, che hanno fatto molte mamme che io conosco, è sicuramente una scelta d'amore, no? Quella di dire ok, dedico la mia vita a questo perché poi alla fine non posso proprio far fronte a tutto. Però sono scelte d'amore forzate, no? Perché io credo che se la maggior parte dei casi delle donne potessero avere, come succede in altri paesi, un sostegno da parte appunto dei servizi, delle istituzioni, molte sceglierebbero forse di continuare a lavorare, sapendo di avere appunto qualcuno a cui appoggiarsi. Io ho incontrato poi nel corso degli anni molti genitori di ragazzi con disabilità molto più adulti della mia, e lì ho preso atto che prima di me le mamme soffrivano in maniera sicuramente più importante, però più privata, non esponevano i loro problemi, non esponevano i loro diritti come oggi facciamo noi, come fanno quelle più giovani di me, giustamente. Perché era un problema tuo che dovevi tenerti in casa, perché tanto la società non era disposta a cogliere, no, le tue difficoltà, e le tue difficoltà erano private. La mia generazione forse è stata la prima a ribellarsi a questo ruolo, no? E, non so, penso anche al fatto che le donne che avevano figli con disabilità erano morigerate, quasi sempre vestite di scuro, a testa bassa, non si truccavano, perché una donna che aveva avuto una disgrazia già in famiglia poteva più pensare alla cura di se stessa. E invece la cura di se stessa è proprio la salvezza di queste situazioni, perché tu affermi che esisti come persona, come donna, hai il piacere di essere ancora donna, quindi nei rapporti sociali, nei rapporti con tuo marito, con le amiche, puoi andare al parrucchiere, puoi occuparti di altro che non è la disabilità. A me è capitato che quando mi sono occupata di situazioni, per esempio anche nel mio comune, no, che potevano essere. Ma questa c'ha questo problema perché si occupa pure d'altro. Cioè, noi dobbiamo essere un binario. E invece la donna, secondo me, proprio come, proprio per natura, ha mille sfaccettature, no? C'ha mille. E può essere tutto, può essere madre di persone con disabilità, però può essere anche una persona che fa politica, che si occupa di altro, che lavora, che si ribella allo stato sociale che ci vogliono imporre. E spero e credo che in questa nuova generazione si comincia a vedere un pochino di più questo stato di presa di coscienza delle donne più giovani. E io forse ho vissuto a cavallo, no? Fra le due generazioni, forse sono stata fra quelle che
ancora l'ho guardata come, ma guarda questa va in giro col sorriso con sta bambina, io al suo posto non so che farei, mi è stato anche detto, al suo posto che farei, nessuno ti chiede se lo scegli, ti va, qualcuno viene e ti dice ma che ti va di affrontare questa cosa ti capita e poi tu l'affronti al meglio, ognuno affronta come può. Io ho ripeto, io l'ho affrontata salvando anche me stessa come donna e credo che questo invece è stato pure d'aiuto a lei, perché non sono diventata il suo custode maniaco come rischiavo di diventare, no? Io ho cercato di trattarla come coi fratelli, con la stessa durezza, con le stesse regole. Con mio marito su questo abbiamo sempre avuto un sacco di problemi, che lui è molto più fragile, però Doriziana non aveva un passaporto speciale qui, non ce l'aveva e doveva rispettare quelli che erano i miei spazi, così come ho educato gli altri figli, che oggi sono adulti, uomini adulti, che rispettosi anche della donna. Sindrome di Down è anch'essa, vive uno stereotipo, no, nella società, perché poi in qualche modo in questo paese, che è quello che conosco, noi siamo tutti un po' vittima, no, dello stereotipo. La donna deve essere così, l'uomo deve fare questo, e le persone con sindrome Down sono tutte carine, simpatiche, non hanno nessun problema. E questo è un po' il messaggio che sta passando, no? Specie negli ultimi anni, tanto che alla fine questa persona Down è una persona con gli occhi a mandorla, capace però di autonomia, di fare tutto. Il mondo delle disabilità sono tantissime, almeno di queste di livello cognitivo, e la sindrome di Down ha i suoi problemi. Le persone che vivono con le persone con sindrome di Down conoscono questi problemi, però al di fuori di questo, no? Noi abbiamo un problema piccolissimo in casa, no? E quindi anche come donne siamo le mamme che devono apparire che ci divertiamo un sacco, perché questi sono simpatici da morire, sti ragazzi Down, non possiamo soffrire questa condizione perché sono così carini. E anche il dire sono così carini, a me è capitato per esempio ai supermercati, ma che carini sti bambini, come fosse un cucciolo del gattino, del cagnolino, che per carità io adoro i cani e i cagnolini, però sono persone, no? Quindi non è che questi sono carini, potrebbe essere mia figlia una persona Down antipatica, ma sono capaci di una durezza, di un'oppositività fortissima, di mettere in crisi veramente alcune situazioni, non sono dei bambolottini, sono persone. Le difficoltà che come donne noi abbiamo avuto nella generazione prima, nella mia e quelle che verranno, perché questo non ce lo toglierà nessuno, le difficoltà di far parte di una società, di un mondo che sia lavorativo, del nostro diritto alla cura, del nostro diritto anche a passare una serata al teatro fra le amiche, no? Nessuno ha mai alzato voce rispetto al fatto che questo tipo, questa categoria di donne, cioè la nostra, devi subire in silenzio il ruolo di cura e di madre e basta. Non deve pretendere altro, non deve chiedere altro, non può fare altro. Le mie lotte devono essere finalizzate a mia figlia e a me stessa. Questa è una foto che si vede pure poco e male perché è molto vecchia, però è molto simbolica nel mio percorso, appunto, perché qui ero in piena fase accettazione e informazione sulla sindrome di Down e sull'avere una bambina così, ed ero contornata da persone che per affetto venivano a trovarmi, però tutte con la presunzione, insomma, sapevano tutto sulla sindrome di Down, io invece non ne sapevo quasi nulla o poco più. E questa mia amica, di cui ero ospite quella sera a cena, invece apprezzai tantissimo la discrezione con cui mi era riuscita a stare vicina, continuando la vita di sempre. Avevo avuto una bambina e continuavamo a stare a cena insieme, i nostri bambini a giocare insieme. Lo ricordo con tanto affetto questa persona, perché è stata capace di darmi il senso della vita quotidiana che continuava in maniera normale, e la società dovrebbe capire che noi vogliamo soltanto normalità, nell'accettazione della normalità di essere madri, di essere madri, così come essere madri di persone con disabilità. Questo forse potrebbe aiutare anche alla nostra di autodeterminazione in quanto donne. Non dovremmo sforzarci di affermarci come donne, con le nostre, con i nostri difetti, con le nostre paure, ma con le nostre ambizioni, con le nostre anche fanatismi di donne, no? Non dovremmo fare uno sforzo per essere accettate così, come donne, oltre che come madri, perché dovrebbe essere normale che noi siamo donne.